tutti, sono Alessia Di Lillo, una studentessa dell'Istituto Jacopo Bartolomeo Beccari di Torino, la classe quinta B, indirizzo Industria e Artigianato. Oggi vi proporrò una ricetta talmente semplice e veloce che se ce la faccio io ce la fate anche voi: i biscotti al cioccolato. Per realizzare circa 50 biscotti ci servono 250 g di farina 00, 120 g di burro freddo, 100 g di zucchero, 2 tuorli, 2 g di lievito in polvere per dolci, 200 g di cioccolato fondente e un pizzico di sale. Per prima cosa tritiamo il cioccolato fondente. Trasferiamolo in una bastardella per scioglierlo a bagnomaria a fuoco molto lento. Tempo che il cioccolato si raffreddi, iniziamo a preparare la base dei biscotti. Mixer, versiamo la farina 00. La scelta della farina è molto importante. Per ottenere una maggiore friabilità è necessario scegliere una farina che abbia una forza di 150-180. In questo caso la farina 00, che è una farina debole. Aggiungiamo anche il burro freddo di frigo. Per realizzare un ottimo impasto è necessario che il burro si trovi ad una temperatura intorno ai 13 gradi. Il burro si unisce ad un impasto con la farina per bloccare la formazione del glutine. Regoliamo di sale. Un pizzico di sale serve per esaltare il sapore di tutti gli ingredienti, farà ottenere al composto una consistenza elastica e resistente. Teniamo il mixer per ottenere un composto sabbioso. Uniamo lo zucchero, che dona maggiore struttura e croccantezza alla pasta frolla. Uniamo il cioccolato ormai tiepido. Il cioccolato fondente contiene quantità elevate di flavonoidi, che sono degli antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario e sono dei veri e propri alleati dell'umore. Aggiungiamo i tuorli. I tuorli, essendo ricchi di grassi, renderanno la pasta frolla ancora più friabile. Infine il lievito, l'agente responsabile della fermentazione. Mettiamo gli ingredienti impastando con le mani ben fredde. Fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Apriamo l'impasto con una pellicola trasparente. Mettiamolo a riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Scorsi 30 minuti togliamo la pellicola. Invece di utilizzare ulteriore farina, disponiamolo tra due fogli di carta da forno. Piattiamo il panetto di impasto con un mattarello. Fino ad ottenere uno spessore di circa 1 cm. Abbiamo coppa pasta di diametro 4-5 cm. Iniziamo a coppare l'impasto e trasferiamo i biscotti su una leccarda. Cuociamoli in forno a 160 gradi per 5-6 minuti. Una volta estratti dal forno, lasciamoli raffreddare per 2-3 minuti. Trasferiamoli su una gratella con l'aiuto di una spatola. Una volta freddi, la consistenza sarà friabile, quindi pronti da gustare. I biscotti poi potranno essere conservati in una scatola di latta per circa 10 giorni.